essendo andato a Palermo dopo la presentazione del mio libro, sono rimasto in contatto con le persone che ospitarono quell'evento, il calore, l'amore, quindi sposarmi qui a Carovigno. Il sud è casa mia. E queste persone che continuano ad avere certi valori, che apprezzano quello che magari in altre parti d'Italia è una cosa superflua perché si fa soltanto per una impostazione dovuta a un budget che sia chiaramente a scopo economico. Qui c'è ancora il contatto umano. E Carovigno, ho riscontrato dei valori che avevo conosciuto 40 anni fa a Palermo. E sono qua a sposarmi, con una tarantina, una pugliese quindi. Perché io mi nutro di questi valori? Mi nutro di queste persone che sono rimaste in contatto con me da 2 anni a venire qua, come ho detto, dalla presentazione del mio libro. E ritornare qua è un toccasana, è una cosa che mia moglie, che è la mia futura moglie, che è tarantina, che è di Taranto, e i miei suoceri, perché questa è una piccola comunità, ma ben amalgamata. Forse magari mi permetto oltremodo dare delle definizioni insomma, che magari non conosco bene, però per quel poco che ho visto è tanto, è che basta un poco per dare l'immensità dell'essenza che ci può essere in una comunità piccola come questa di Palermo. Palermo ha 800.000 abitanti, però ci sono tante città nelle città che sono i quartieri così emarginati. Tenuti ai margini della società perché a molti conviene così. È una cosa che ho scoperto tanti anni fa, una cosa che ho cercato di combattere, una lotta che io ho tolto tanti ragazzini dalla strada, continuo a farlo a mie spese, e io da 2 anni che non lavoro. I ragazzi hanno un punto di riferimento che si chiama Brunoleto, e ritornare qua a vedere certi valori, vedere il cappotto di questa bella cittadina che hanno, chi vi abita, mi fa tornare, ecco, 40 anni fa, trovare la persona che ti stringe la mano con sincerità, perché poi sono le vibrazioni, quelle che noi meridionali sentiamo sono le vibrazioni.